freddino perché la scuola non riesce a garantire un sistema di riscaldamento funzionale ed efficiente in tutte le classi. Alcune classi magari i termosifoni sono caldi, mentre in altre sono freddi o tiepidi, funzionanti magari nelle prime ore della mattinata per poi tornare a smettere di funzionare. Hanno partecipato sicuramente la maggioranza del liceo scientifico Benedetto Varchi, si sono accodati anche a noi ovviamente il liceo artiste e succursale che hanno la stessa problematica, oltre ad alcuni ragazzi delle altre scuole. Abbiamo manifestato perché ci hanno garantito un servizio di riscaldamento che poi però non ha funzionato, o almeno c'è stato un miglioramento, ma in molte classi il riscaldamento non ha funzionato e sono costrette anche a uscire. Però vorrei far presente che questa non è una manifestazione contro la scuola, ma con la scuola, contro la provincia che ci ha garantito un servizio che però poi non ha dato. Allora, il riscaldamento ha sempre avuto un po' di problemi durante tutto l'inverno, ma adesso sono abbassate le temperature e la situazione nelle classi è diventata insostenibile. Chiediamo che questo problema sia risolto il più presto e chiediamo rassicurazioni e vogliamo essere anche noi a conoscenza della vera situazione che abbiamo a scuola. Io e 3 anni sono lì dentro e i termosifoni non hanno quasi mai funzionato e i problemi abbiamo anche noi in scuola: nonostante non funzionino i termosifoni, abbiamo i vetri e non sono molto spessi e ciò comporta far filtrare aria fredda all'interno della classe, e ci hanno anche vietato di poter portare delle piccole stufette o delle semplici coperte per poterci coprire. Noi abbiamo parlato inizialmente con la preside e ne abbiamo parlato anche oggi, perché è un problema che persiste da molti giorni e anche da molti anni. Come hanno detto i miei colleghi, si è acutizzato in questo momento. Noi ne abbiamo parlato con la responsabile, la dirigente scolastica, e lei ci ha garantito anche lei il massimo supporto, e anche in questa manifestazione soprattutto, perché questo supporto ci viene dato anche in questa manifestazione che abbiamo proposto oggi. Infatti ha detto che lei voleva chiudere la scuola, per esempio, ieri, cosa non gli è stata concessa dal comune perché la provincia ha detto che tutti i riscaldamenti funzionavano, cosa che non è assolutamente vera, ovvero i riscaldamenti funzionavano all'inizio, in prima mattinata, alle 7:30, 8, dopo si staccavano mano a mano perché hanno un problema nella circolazione. Non entriamo in dettaglio perché non è mia competenza.